Buongiorno, buongiorno, eccoci qua. Oggi una ricetta un po' particolare. Non parliamo di pizza o pane, ma parliamo di un prodotto tipico abruzzese. In Abruzzo gli gnocchi si chiamano surcit, che significano piccoli topolini, perché sono degli gnocchi con un po' più di farina, più piccini dei soliti gnocchi che siamo abituati a vedere. E soprattutto hanno una forma un po' particolare, sono dei tubicini tagliati a losanga. Allora, come si fanno? La ricetta è molto semplice, in realtà è la stessa ricetta diciamo, degli gnocchi, ma con soltanto un po' più di farina. Quindi, che cosa è che ho fatto? Ho lessato 1 chilo di patate, le ho stese qua sul banco di lavoro in modo che si freddassero, infatti sono fredde. Poi ho 300 grammi di farina e un uovo. E un pizzico di sale, giusto per darvi un po' di sapore. Le vado ad impastare e poi vediamo come si tagliano e come si formano questi surcit, ok? Allora comincio l'impastamento, metto un po' di farina. Oh, eccoci qua, tornati, adesso facciamo la lavorazione, mi spezzo un pezzettino di pasta e le comincio ad allungare, sono molto fini, eh. E poi dovete tagliarli in maniera obliqua, quindi in questo modo qua. Quindi questa qui sarà più o meno la forma degli surcit. Vedete? Questa è la losanghetta rotonda. Poi vi mettete un pochino di farina sopra a un piatto. E ve li portate altro. Oggi questi li condirò con un sugo che ho fatto qualche giorno fa, che è un sugo a base di pesce, a base di cozze e calamari, ma li potete condire come volete, insomma. Allora, se volete congelare gli gnocchi, una cosa importante è che prima li mettiate su un bel piatto così di portata. Belli larghi, li congeliate in questa maniera e poi quando sono congelati, diciamo staccati, li mettete dentro un sacchettino e vanno benissimo. Quando li volete ricuocere, mi raccomando, non li scongelate prima, buttateli in acqua bollente quando sono ancora congelati, ok? Rivediamo ancora una volta il procedimento. Ok.
Ok, io adesso mi finisco di fare tutti quanti questi bei gnocchettini, questi sorcit, e poi dopo ci vediamo per la cottura e il condimento, così vi faccio anche vedere il sugo, ok? Ciao, a dopo. Oh, eccoci tornati direttamente dai fornelli di casa Sacchi. Allora, ho messo l'acqua a bollire, mi raccomando, gli gnocchi devono bollire con abbondante acqua. Alla fine metto un po' pizzico di sale grosso. Lì ho messo a scaldare il mio sughetto e adesso riattendo un attimo il bollore, ecco, sta già bollendo, e vado ad inserire gli gnocchi in acqua. I sorcit, come gli altri gnocchi, sono pronti quando vengono a casa. Quell'altra produzione che ho fatto prima, che non sono, naturalmente non sono tutti quanti questi, li ho messi a congelare, l'ho stesi su delle teglie con un po' di farina e l'ho messi nel pozzetto a congelare. Naturalmente qua sto parlando per un uso domestico, eh. Chiaramente se avete un ristorante, prima del congelatore dovete passare in abbattitore, eh. Qui stiamo parlando di produzione casalinga, quindi non mi fate le domande, ah, ma non l'ha messa in abbattitore? No, a casa l'abbattitore non ce l'ho, anche perché neanche mi c'entrerebbe, se no ce l'avrei già. Ogni tanto smuoveteli perché tante volte se dovessero attaccare, insomma, lo fanno, eh. Come vedete che vengono a galla, vedete, adesso l'ho smosso un attimo e questi già stanno cominciando a venire a galla. Munitevi di una schiumarola bella ampia, vedete, questi sono già venuti a galla, significa che questi qua sono cotti. Siccome sono fatti a mano e quindi non sono tutti quanti uguali, chiaramente alcuni cuoceranno di più, alcuni cuoceranno di meno, alcuni cuoceranno prima, alcuni cuoceranno più tardi, insomma. Quelli che li tirate, quelli che tirate su, mettete direttamente nel sugo. Il sugo, vi ricordo, è un sugo che ho fatto con dei pelati, con cozze e calamari. Vedete, hanno fatto subito. Adesso mi sposto il sugo da quest'altra parte, alzo un pochino il fuoco, lo faccio tirare un pochino. Allora, quando ci sono questi sughi così lenti, se non avete la necessità di mantecare, quindi non state facendo una pasta, magari evitate di fare tanti spadellamenti perché questo sugo schizza in una maniera mostruosa. E se non volete assomigliare all'assassino, non sei a killer dopo aver ammazzato qualcuno, cercate di andare molto, molto delicatamente a fare lo spadellamento. Io già sento che schizza addosso, infatti, guardate qua, è normale. Adesso aspettiamo un attimo che tiri leggermente il sugo, ma non deve essere troppo tirato perché è un sugo di pesce. Il sugo di pesce non è molto, molto buono. Guardate che bei pacchettini da casa con le paperelle, i preferiti di mia madre. Ok, questo è già pronto. Lo spegniamo. Adesso ci prendiamo questi bei sorcit e ci andiamo a mettere nel piatto. Aspettate, però il piatto non si vede, lo metto qua così si vede. No, allora, come porzione io ho calcolato in questo caso 200 grammi di gnocchi a persona, di sorcita a persona. C'è chi ne calcola 250, insomma quello dipende tanto anche dai vostri gusti, da quanto mangiate, insomma. Ecco, secondo me questo è già un piatto che è più che sufficiente. Un sughettino, ecco qua.
Vediamo il piatto, se no i miei chef bravi si incacchiano. Ecco qua, piatto pulito. Potreste guarnire sopra con un pochino di prezzemolo se ce l'avete fresco. Io già l'ho messo dentro. Questo è il piatto finito, surcit con sugo di cozze e calamari. Giro così mi vedete. Ok ragazzi, allora io vi ringrazio per essere stati a vedere questa preparazione diversa dalla pizza. Vi do appuntamento al prossimo video. Vi ricordo di iscrivervi al canale, cliccare sulla campanellina per attivare le conferme dei nuovi video, e poi ci vediamo al prossimo video con altre novità. Ok, ciao ragazzi, un abbraccio.